Buongiorno a tutti ragazzi, qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia e benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a esplorare un pochettino le curiosità legate al mondo della tecnologia di Windows e dell'informatica. Oggi parliamo dei comandi che dovete assolutamente conoscere se volete utilizzare Windows al meglio. Se video come questi già ti stuzzicano e non vedi l'ora di imparare nuove cose, ti ricordo di lasciare un bel like e di iscriverti anche al canale. Grazie al vostro feedback capisco le serie che possono divertirvi di più e magari ci porto anche qualche episodio extra. Ovviamente non ci vediamo venerdì con la Virus Saga, quella non manca mai. Per aprire un terminale da amministratore dobbiamo andare all'interno del nostro fantastico pulsante Windows e digitare cmd oppure prompt dei comandi. Tasto destro, eseguiamo come administrator e a questo punto avremo un terminale che risponderà a tutti quanti i nostri comandi. Attenzione a non fare cavolate, perché se decidete di distruggere tutto qui sopra e date l'ok, salutate il computer. La cartella di default che viene aperta se eseguite il prompt dei comandi come admin è system32. Da qui l'importanza di questo folder che non deve mai e poi mai essere toccato. Se volessimo visualizzare ad esempio dei file in una cartella ci basta scrivere il comando dir. Questi qui sono ad esempio tutti i file contenuti all'interno della cartella System32. Per spostarci all'interno delle cartelle, anche quando non possediamo un puntatore del mouse, questa cosa ragazzi è veramente molto utile se ad esempio avete solamente la tastiera, vi basta scrivere cd change directory spazio e il nome della cartella dove volete spostarvi. Se vogliamo ad esempio spostarci all'interno della cartella configuration di Windows, ci basterà scrivere configuration e con il tab, cioè l'autocompletamento, per completare una parola. Se siete pigri come me non volete scrivere con la tastiera, tasto invio e vedete che ci siamo spostati all'interno della cartella corrente. Questa cosa ci consente ad esempio di visualizzare i file all'interno di questo folder. Non ve li faccio vedere, vi farò vedere un'altra cosa, ovvero come ritornare al livello superiore di folder. Qui siamo in configuration, che è una cartella, no? Ve la posso fare vedere senza problemi, eccola qui. Ecco, per darvi un'idea siamo esattamente all'interno di questa cartella. Ma se voi volessimo tornare alla cartella precedente come faremo? Beh, banalmente ci basta scrivere cd punto punto per ritornare su Windows. Lo proviamo insieme, cd punto punto, e vedrete che ritorniamo a System32. Se torniamo ancora su, torneremo ad esempio su Windows. Eccoci qua, con il comando dir potremo visualizzare tutti quanti i file presenti all'interno di Windows. So già che in tantissimi vorranno andare sul desktop. Come andiamo sul desktop? Cd punto punto, entriamo nel disco C, andiamo in users, che è il, diciamo, il folder dove ci sono i nostri dati, andiamo nel mio account, che è questo computer si chiama Bella. Qui dentro possiamo visualizzare tutti quanti i dati che sono presenti sul mio desktop, quindi dir, e magicamente vedrete che c'è roba di Undertale, Unity, Virus Saga e tanta altra roba. Bene, ora che sapete visualizzare i file e spostarvi all'interno dei vari folder di Windows, andiamo a vedere qualcosa di un pochettino più complicato, ovvero il comando task list. Questo ragazzi è veramente molto utile perché ci consente di vedere tutti quanti i task attualmente in esecuzione del nostro computer. Io ne ho veramente una marea, c'ho un terminale, c'ho OBS con la quale sto registrando. Questo è utile anche per capire se c'è un malware che sta eseguendo in background di sotto che magari non riconoscete. Ovviamente non andate a distruggere questi task se non sapete esattamente quello che fanno, ma un ricerchino su internet, se un po' vi sembra sospetto qualche nome, male non fa a nessuno. Qui c'è anche l'utilizzo della memoria di questi task in esecuzione. Esiste una serie di comandi aggiuntivi che nel terminale vengono affiancati al comando che stiamo attualmente utilizzando. Ogni comando ragazzi possiede infatti una vera e propria guida, accessibile solitamente con slash punto interrogativo. Ad esempio il nostro famoso task list, che cerco un attimo di allargarvi, vi faccio vedere una roba molto utile. Proprietà, andiamo su tipo di carattere e andiamo a rendere tutto un pochettino più grande, così leggete tutto quanto meglio e io non devo rompermi le scatole con 3000 zoom. Abbiamo lanciato il comando task list punto interrogativo. Queste qui ragazzi sono tutte le opzioni che solitamente la gente comune non va neanche mai a leggersi, ma sono veramente tanto utili per fare delle operazioni anche molto complesse. Mettiamoci ad esempio nel caso in cui vogliamo verificare tutti i processi sul sistema che occupano più di 100 KB di RAM. Per farlo potremo utilizzare una di queste opzioni, ad esempio la opzione FI, che va a filtrare i risultati mostrati dal comando task list solamente a quelli a cui siamo realmente interessati. Io non ho la minima idea di come funzioni, però c'è scritto di scrivere task list, qui c'è una lista di esempi, qui c'è scritto FI, quindi faremo slash FI.
E poi andremo a inserire una di queste, immagino, keyword. A noi interessa la mem usage, tra virgolette, perché qui io vedo una virgoletta, quindi scriveremo mem usage. E poi ci serve un'espressione condizionale che ci dica maggiore di, che di solito in informatica si scrivono in questo modo. Vedete, operatori validi equals EQ, GT greater than, LT lower than, in questo caso noi useremo GT, che vuol dire greater than, quindi filtrami tutti i task la cui memoria è maggiore di 100 KB. Immagino che l'unità di misura sia i KB, sì, lo è. A questo punto facciamo così, diamo l'invio ed ecco a voi tutti quanti i task del mio sistema operativo attualmente in esecuzione che hanno un'usabilità di memoria maggiore di 100 K. E questa era solamente una delle tantissime cose con la quale potete andare a giocare con il comando task list. Passiamo al prossimo comando, ragazzi. Questo si chiama SFC. È un comando che ci consente di analizzare l'integrità del nostro disco. Vi consiglio sempre di lanciarlo perché va a verificare se ci sono degli errori o danneggiamenti all'interno di vostro drive. Ovviamente per farlo dovete lanciare SFC con un esempio. Ragazzi, guardate sempre gli esempi perché con quelli imparate a effettivamente lanciare i comandi. Ed è molto gratificante perché quando siete veramente malleati con questa roba riuscite a fare della roba veramente fighissima. Quindi SFC, io leggo scan now e vediamo un attimo che cosa va a fare. Va a fare analisi del sistema, ci metterà un po' di tempo e una volta terminato mi dirà ci sono dei file danneggiati, sì, e me li verificherà e o correggerà se necessario. Per bloccare un comando premete CTRL C come ho fatto io in questo momento. Vedete che è venuto fuori il tastino. Se non volete aspettare la fine e volete interrompere, solitamente tutti quanti i comandi che vengono eseguiti sul terminale possono essere interrotti con questa, diciamo, pressione di tasti. Passiamo al prossimo. Questo è veramente fantastico perché vi consente di creare al volo un file con dentro delle informazioni e poi vi farò vedere anche come cancellarlo. Scriviamo ad esempio echo, che serve per scrivere delle parole. Vedete che in questo caso il terminale ha semplicemente copiato quello che io ho scritto di fianco a questo. Ma se inseriamo oltre a zhuzha l'operatore maggiore e scriviamo ad esempio il nome del file da creare, come ad esempio prova.txt, vedrete che il risultato dell'operazione di echo, che solitamente viene stampato sul terminale, verrà inserito in un file prova.txt che si troverà in questo momento sul desktop. Avete visto che è apparso magicamente, se lo apriamo c'è scritto esattamente ciao. Veramente molto comodo, ovviamente è anche semplice cancellarlo. Il comando per cancellare un file è del, a questo punto scriviamo prova, progetti Photoshop non c'entra niente, per favore questo non cancellarmelo, .txt, diamo l'invio e magicamente vedrete che il file viene cancellato dal sistema. Il comando shutdown, ragazzi, non lo eseguiremo se no mi butta giù la registrazione. Scrivendo shutdown-s-t0, il sistema verrà riavviato in 0 secondi. Se scriviamo ad esempio 15, il sistema verrà buttato giù in 15 secondi. Questo è utile se non riuscite con il mouse a spegnere il computer, avete il computer in palla e funziona ad esempio solo la tastiera. Aprite un terminale, premete Windows, digitate cmd e scrivete questo comando. Veramente molto comodo. Ovviamente anche lo shutdown possiede una mega guida che possiamo aprire in questo modo e qui avete una marea di opzioni con la quale divertirvi. Avete trattino hybrid, trattino p, trattino a, interrompe l'arresto del sistema. Ad esempio questo qui è utile per combattere i virus che vi cercano di spegnere il computer perché lo arrestate immediatamente. Questo è famosissimo, l'abbiamo usato una marea di volte, task kill. Task kill, ragazzi, vi consente con una serie di opzioni di andare a distruggere l'esecuzione di un processo che magari vi dà molto fastidio e che non riuscite a buttare giù neanche con il vostro gestore attività. In questo modo, ad esempio, possiamo verificare qui una lista di esempi. Task kill im notepad.exe andrà a distruggere completamente un'istanza di notepad.exe. Quindi se noi apriamo ad esempio un blocco note, io non so se in italiano si chiama notepad.exe o blocco note, possiamo andare a vedere, facciamo task list, a questo punto cerchiamo qualcosa, ecco, si chiama notepad anche in italiano, fantastico, a questo punto facciamo task kill trattino im notepad.exe. Non l'ho scritto male, giustamente. Avete visto, abbiamo distrutto il processo che si è chiuso in maniera istantanea. Ovviamente ciò abbiamo visto all'inizio del video con i filtri può essere applicato anche in questo caso. Ad esempio, butta giù tutti i processi che usano più di 100 MB di RAM perché voglio liberare la RAM. Ed è proprio in questo modo, ragazzi, che funzionano quei programmi che vi vendono a 30-40 euro su internet, che vi dicono di pulire la memoria del computer. Molto banalmente fanno una scansione dei processi che avete attivi,
quelli che richiedono più RAM e che contemporaneamente sanno non essere prioritari vengono buttati giù, e sapete che a farlo anche voi gratis in una riga, quindi dai un like, me lo sono ben meritato, e forse anche l'iscrizione al canale. Ne faccio vedere un altro molto semplice, però fa molto hacker: vi consente di cambiare il colore delle lettere mostrate. Scrivete color A e guardate che figata, sembra di essere dentro a una matrice di bit. E se volete essere ancora più hacker e fare il figo ai vostri amici, vi consiglio anche il comando tree, che vi consente di visualizzare tutta, diciamo, la lista di file che sono presenti all'interno di un determinato luogo in cui questo comando viene lanciato, ad esempio il desktop. Io qui ho una cartella video editing con una serie di cartelle intere, con un'altra serie di cartelle, ad esempio in icone Twitch ci sono le mie icone del canale, qui dentro ci sono delle soundtrack, ci sono il layout delle mie robe, la virus saga e tante altre robe. Come ultimo comando cerchiamo di andare un pochettino sulla rete e andiamo con il comando ipconfig. Qui dovrò ovviamente censurarvi tutto quanto. Questa roba qui, ragazzi, rappresenta tutte le informazioni legate al vostro computer in merito agli indirizzi IP locali e ovviamente anche quelli utilizzati per andare fuori, circolarvi in internet. Terminale è uno strumento veramente potentissimo e spero in questo video di avervi trasmesso almeno l'1% delle cose veramente devastanti che potete fare. I più esperti, ragazzi, possono addirittura scrivere del software che gira proprio sul terminale. Quest'ultimo comando, ragazzi, è ad esempio un ciclo for che ci consente di scrivere del vero e proprio codice, che in questo caso vi invita a lasciare un'iscrizione a questo canale e anche un bel like, questo me lo sono dimenticato. Ci vediamo al prossimo video e se questi video iniziano a ingranare, magari vi porto anche la benedetta guida su come programmare in Java che avete fatto secoli fa nel sondaggio. Ciao!